Se volete acquistare crediti, fifaeasy.com è quello che fa per voi. Link e codice coupon dell'8% qui sotto in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono FIFA Orso e oggi sono qui per portarvi la play review di Mattia Destro in form, che vediamo upgradato di ben 2 punti rispetto alla sua carta base. Ha ottenuto appunto questa sua versione in form per aver realizzato una doppietta nella partita vinta dal Bologna 3-2 contro il Napoli. E partiamo subito con appunto la play review di Mattia Destro, che lo vediamo appunto con 79 di velocità, 75 di dribbling, 82 di tiro, 25 di difesa, 65 di passaggio, 72 di fisico, work rate medio, basso, 3 stelle di piede debole e 3 stelle di mosse abilità. È un giocatore nella media, non è il top, ma non è neanche, ragazzi, diciamo l'ultimo arrivato. Partiamo subito dai pro. Primo pro è la sua accelerazione. Vediamo la velocità: un 79 diviso in 79 di accelerazione e 79 di velocità scatto. Per quanto mi riguarda, molto molto meglio l'accelerazione, perché poi in velocità massima si perde un po' e si fa anche recuperare. Però l'accelerazione è molto utile, perché appunto quando accelera lascia subito sul posto il suo marcatore, quindi potrete andare anche magari più velocemente alla conclusione, grazie appunto alla sua accelerazione. Secondo e terzo pro sono finalizzazione e potenza tiro, che si distinguono appunto nel suo tiro generale. Ma andiamo comunque a vedere il tiro: 82 di tiro con 89 di posizionamento, 89 di finalizzazione, 82 di potenza tiro, 64 di long shot, 83 di tiri al volo e 76 di rigori. Come vi ho detto, si distinguono soprattutto potenza tiro e finalizzazione. Mi è piaciuta molto la finalizzazione, che inizialmente mi era sembrato quasi un contro, ero molto arrabbiato perché mi aveva sbagliato delle cose assurde sotto porta, però poi si è fatto, diciamo, si è fatto valere, mi ha fatto ricredere, ragazzi, perché sotto porta devo dire che anche lui è davvero davvero ottimo, un giocatore eccellente sotto porta. E appunto, unendo la potenza tiro alla finalizzazione, abbiamo un giocatore che sbaglia raramente quando si trova dentro l'aria. Infatti tira delle cannonate ed è molto molto cinico sotto porta. Ultimo pro, ragazzi, è l'equilibrio di Mattia Destro, un 78 di valore in carta, che però in game mi sembra almeno 2 punti in più. Infatti ha un equilibrio davvero davvero stupefacente, mi ha colpito molto molto. Durante uno scontro con i suoi avversari, ragazzi, lui rimane in piedi, quindi per questo mi è piaciuto davvero davvero tanto, perché le uniche volte che è andato giù me l'hanno dovuto praticamente abbattere, mi hanno dovuto fare un fallo, concedermi un rigore, una punizione. Per il resto mantiene benissimo l'equilibrio, anche per questo mi ha colpito molto molto. Passiamo adesso ai contro, ragazzi, perché Destro purtroppo ha anche dei contro abbastanza notevoli, che sono la resistenza. Infatti io di solito sono uno che non si accorge molto di questo fattore, ma purtroppo con Destro mi è successo, e a fine partita vi devo dire, ragazzi, che non ha più forze neanche per fare 3 passi. Ha un 72 la sua resistenza di valore in carta, come vi ho detto non mi è piaciuta molto, a fine partita non è più lucido. Secondo contro, ragazzi, e il posizionamento durante i contropiedi, cioè mi spiego meglio: durante i contropiedi lui mantiene una posizione troppo ampia, perché lui è una prima punta, ma durante i contropiedi, ragazzi, non mi è piaciuto, perché sta troppo troppo largo e quindi vi porta poi ad una situazione di difficoltà per ritornare dentro l'area. Questo secondo me è un contro che si noterà, noterete molto se lo proverete. Ultimo contro di Destro, ragazzi, è il suo piede debole, 3 stelle di piede debole. Infatti mi ha segnato un gol con il sinistro, sì, ma diciamo è un caso. Col destro è molto molto meglio appunto del suo piede debole, perché col piede debole mi tira praticamente fuori a lato di molto. Il voto finale che do a Destro, ragazzi, è un 7 più. Non è, come vi ho detto, un giocatore top, ma non è neanche scarsissimo. Io vi consiglio, se avete crediti, provatelo, però se volete utilizzarlo per una prima squadra, ragazzi, ci sono altri giocatori migliori, di cui trovate anche le player review qui sul canale. Detto questo, finisce qui la player review. Io vi invito a lasciare un like e un commento e iscrivervi al mio canale, che trovate qui sotto in descrizione, al canale di Noi Malati di Foot. Ciao ragazzi.